per esempio sul sito Facebook, ammonta a 58 identità differenti che, oltre al maschile e al femminile, hanno anche gay, lesbica, bisessuale, transessuale, transgender, cisgender, queer, pansessuale, intersessuale, genere non binario, gender queer, androgino, asessuale, agender flux, demisessuale, grey asexual, aromantico, e non potrei continuare per ore. Noi siamo davvero convinti che presentare ai nostri figli l'alternativa tra queste identità di genere sia un buon modo per crescerli liberi, sereni, equilibrati. Io credo che offrire tutte queste identità di genere serva in realtà a togliere l'identità ai nostri ragazzi, serva a togliere l'identità ai nostri figli. Vorrei leggere le parole di Keira Bell, che è una ragazza inglese che ha fatto una transizione di genere quando aveva 16 anni, è stata convinta nella sua scuola a fare una transizione, quindi si è fatta amputare il seno, si è fatta trasformare i genitali dopo un lungo periodo di trattamento con bloccanti della pubertà. Le sue parole, dopo aver vinto la causa contro la clinica Tavistock and Portman di Londra, dice: non si possono prendere decisioni simili a 16 anni così in fretta. I ragazzi a quell'età devono essere ascoltati e non immediatamente assecondati. Io ne ho pagato le conseguenze con gravi danni fisici, ma così non va bene, servono cambiamenti seri. Questo sta accadendo non in ignoti paesi del terzo mondo, sta accadendo nella civilissima Londra, nella civilissima Gran Bretagna, dove anni fa è stata approvata una legge, l'Equality Act, che è molto simile al DDL Zan.